Sono arrivati in 400 a bordo di un Frecciargento delle Ferrovie dello Stato italiane, carico di sogni e speranze dalla Calabria fin dentro il Vaticano, grazie al Treno dei Bambini, iniziativa del Pontificio Consiglio della Cultura, quest'anno svoltasi sul tema Portati dalle Onde. Un giro incantato tra i giardini e la Basilica di San Pietro, poi l'atteso incontro col Papa nell'atrio dell'Aula Paolo VI, trasformatosi per l'occasione in un salotto di una casa qualunque, dove dialogare e confrontarsi anche su temi drammatici, come quello dell'immigrazione, che questi piccoli loro malgrado vivono e conoscono bene. Il pontefice si commuove davanti alla testimonianza di Sayende, un ragazzino nigeriano che ha perso tutta la sua famiglia durante un naufragio, e poi, tenendo in mano un giubbotto salvagente appartenuto ad una bimba siriana inghiottita dalle onde, condivide il suo dolore. Questo giubbetto di quella bambina. Non voglio rattristarvi, ma voi siete coraggiosi e conoscete la verità. Sono in pericolo. Tanti ragazzi, bambini, uomini, donne sono in pericolo. In pericolo, sì, ma non pericolosi, non nemici, afferma il Papa. Sono nostri fratelli, concordano i bambini, che definiscono un'ingiustizia, una cosa cattiva, chiudere le porte in faccia, murare le frontiere a chi chiede solo un po' di pace e di speranza. Quelli che non lasciano passare i migranti non sono uomini, sono bestie, afferma un ragazzino, e Francesco precisa. Ma lei non ha voluto insultare, no, lui non ha fatto un insulto. Ha detto, ma una persona che chiude il cuore non ha cuore umano, perché non lascia passare, ha un cuore animale, diciamo, come una bestia che non capisce, è una persona che ha l'anima rozza, è così, no? E che non può capire di tenerezza. Tra un disegno che parla di fratellanza, un selfie e una risata, il Papa affronta altre questioni. L'egoismo, l'indifferenza, l'ipocrisia di certa gente che si professa cristiana ma poi non va in chiesa, non aiuta i poveri. A vincere su tutto, sostiene il pontefice, sono sempre le stesse parole. Accoglienza, fratellanza, compassione, uguaglianza. Avere la mano tesa all'amicizia, come ci insegna lo sport, e sull'esempio del buon samaritano, perché in quanto figli di Dio siamo tutti uguali. Su questo insiste da anni Maria Salvia, preside dell'Istituto Vespucci di Vibo Marina, che quando c'è uno sbarco porta i suoi alunni al porto per accogliere gli altri bimbi migranti e farli subito sentire a casa. Abbiamo bambini cinesi, abbiamo bambini bulgari, abbiamo bambini siriani, ma sono uguali a tutti gli altri. Cambia solo la loro nazionalità, noi stiamo attenti anche al lessico, non diciamo bambini extracomunitari. Un americano non lo chiameremmo un extracomunitario, diciamo americani, allora noi li chiamiamo con i loro nomi, e già quindi questo sta a significare che sono perfettamente uguali a noi, uguali a tutti, noi siamo uguali a loro. Vibo Marina, Reggio Calabria e Lamezia Terme, le città da cui arrivano questi bimbi di religione ed etnie diverse, sono segnate da un'altra piaga, quella della criminalità organizzata. Questi incontri aperti, liberi del Papa con le nuove generazioni, afferma Don Giacomo Panizza della comunità Progetto Sud, sono in grado di superare le divisioni, ma anche di infondere speranza per combattere e vincere i grandi mali come la mafia. L'importante è conoscersi e dialogare. Io credo che noi adulti, ma anche noi adulti di chiesa, dobbiamo non soltanto avere le frasi fatte da rispondere o i pensieri profondi per i quali rispondere, ma essere disponibili a qualsiasi domanda i bambini, i piccoli, gli altri, i diversi, e anche chi ha un'altra religione o chi viene sbarcando, che subito ha fame, ha sete, si è salvato dall'annegamento. Ecco, tutti questi mondi, incontrarli, attraversarli e lasciarci attraversare da questi mondi ci arricchisce, ma davvero.